Cari telespettatori, grazie anche per questa settimana della vostra presenza alla nostra trasmissione di approfondimento Fatti e Commenti. Quest'oggi parleremo di cultura, di manifestazioni, di presentazione di un testo molto importante che ci rifà un pochino all'esperienza culturale vissuta nell'ultima edizione dell'Ottava di Sant'Egidio che si è svolta appunto se nel settembre scorso. Ecco, abbiamo qui con noi gradito ospite Abbondio Zuppante che appunto come saprete è il direttore del Museo d'Arte Sacra appunto della nostra città, oltre ad essere uno, diciamo, lo possiamo anche dire, dei cultori, degli storici che hanno approfondito di più la storia, vediamo in questo senso di questo testo medievale e diciamo di elementi anche artistici. Ecco, questo testo appunto che è stato presentato nel corso dell'Ottava medievale. Che caratteristiche ha? Sappiamo che prevalentemente ha un oggetto, riguarda un po' la storia medievale, ma non solo. Ecco, da cosa nasce questo testo? Allora, il testo nasce dall'aver messo assieme vari articoli che sono usciti su riviste specializzate nel passato, su varie riviste, al quale ho aggiunto alcuni articoli invece recenti, inediti. Gli articoli sono usciti nel passato, in un lasso di tempo piuttosto lungo, il primo addirittura di 30 anni fa, però ho cercato di riunirli assieme perché erano introvabili e quindi per il pubblico, più che lettori locali, è più comodo averli tutti Sì. insieme. Ecco, Ecco. è una razionalità, diciamo la storia medievale, ma vista sotto varie sfaccettature. Lo dicevamo poc'anzi, ecco, lo ha ricordato anche il dottor Zuppante, l'autore, si parla di alcuni argomenti come la rocca, la cattedrale, e la chiesa e la confraternita dei raccomandati e l'origine e lo sviluppo dello stemma cittadino. Ecco, ci puoi dire Esatto, qualcosa su ecco. questi argomenti un po' nuovi? Questi Dello quattro studio. appunto sono le cose inedite che ho pubblicato per la prima volta. E per quanto riguarda lo stemma, ecco, non c'era uno studio fatto nel passato, quindi ho approfittato perché con il riordino dell'archivio comunale nello scorso anno sono uscite fuori diverse cose interessanti. E poi rapportate anche alla nascita del ponte, che poi è quello che è stato raffigurato almeno dal 400, se non prima, nello stemma cittadino. Sappiamo che in precedenza lo stemma era costituito da un leone. Ho fatto dei raffronti anche con il leone, che è su un edificio che un tempo era pubblico, a Piazza del Poggio. Bel vedere Bel vedere. oggigiorno, ecco. Quindi, insomma, è uno studio che ci fa rendere un po' conto dei colori e di come si è evoluto nei secoli lo stemma di Orto, lo Lo stemma ricordiamo che cittadino. il ponte poi è un ponte che è caduto, era un ponte di origine, diciamo, sembra dorata, Il Roma. ponte è passato nei secoli nella storiografia locale come costruito da D'Augusto. Augusto, cosa che per quello che si può osservare oggi invece anche per documenti che lo provano è medievale. Di Eh, sì, è sicuramente. stato costruito ex novo nel XII secolo, sì. E sono Sì. quei resti che si vedono, si intravedono nelle Tra la acque del Tevere, vegetazione che ecco, nella ormai vegetazione. ecco, cresce rigogliosa anche per l'abbassamento del livello del Tevere, quindi non si vede quasi niente purtroppo. È un Quindi peccato. conferma, diciamo, il ruolo di Orte nei vari periodi, proprio come crocevia viario, molto importante. Ecco, mentre dicevamo la rocca, che noi vediamo nell'assetto attuale, dominata da Palazzo Alberti, invece, ecco, la rocca ha avuto anche una storia un po' particolare, se non La rocca ha vado errato. avuto una storia relativamente corta, quella perlomeno ultima che è entrata un po' nei testi storiografici, perché è stata sistemata, c'era qualcosa anche prima di sicuro e non è possibile capire molto, ma la sistemazione l'ha avuta con l'Albornoz nel 300, alla metà del 300. E agli anni 20, 30 del 400 è stata quasi del tutto demolita. Quindi
quindi è una storia breve. Però mi sono messo un po' a studiare in questo caso, cioè in altri casi ho lavorato molto sui documenti, in questo caso ho lavorato sulle evidenze effettive e in particolare nei sotterranei di Palazzo Alberti. Qui c'è una fonte, diciamo, anche sì, importante. Sì, sì, da lì sono riuscito a capire molte cose. Importante. Ci vuole un po' approfondirle, però ecco, ho cercato di ricostruire effettivamente come è stata quella albornoziana di Rocca. Ecco, noi ci auguriamo, ecco, vorrei cogliere questa occasione. Pensate a questo patrimonio che abbiamo, anche un patrimonio per chi l'ha potuto fare, visitare Palazzo Alberti, ma non è soltanto Palazzo Alberti, la bellezza e soprattutto, ecco, sapere come adesso ci diceva Abbondio Zuppante, che nelle fondamenta di Palazzo Alberti c'era magari si riconosce la costruzione, si riconosce la rocca di una, ecco, e soprattutto il fossato che divide la rocca dal paese veramente è sotto il palazzo, importanti. Ecco, un altro elemento fondamentale è la citazione, la storia di un grande scisma di eresia del 200. Anche questo comporta che anche qualche protagonista, diciamo, di origine ortana che hai potuto delineare nel testo. Una delle cose già pubblicate in passato è la storia a livello provinciale dello scisma del 300 con due papi, alla fine anche tre, diciamo, alla fine dello scisma, con due papi, quello avignonese e quello romano, che si combattevano. Quindi in questa storia queste vicende durate decine di anni, si inserisce la storia di Verrocchio da Orte, un nobile che ha saputo navigare sopra varie tendenze, vari papi, e ha lasciato molte tracce di sé. È stata, insomma, la guida ortana per 50 anni circa. Ecco, le vicende che ruotano intorno a cambi di governi locali e cambi di papi, e questo personaggio particolare le ha superate alla grande. Quindi ha dimostrato una abilità, diciamo, che per quel periodo un'abilità notevole. Sì. Ecco, invece le eresie di cui accennavi, le eresie le ho toccate, anche quello è un articolo già uscito su Frate Francesco, una rivista francescana del Lazio. È un articolo che esplora un po' il retro, se vogliamo, della tavola, nostra nota tavola di San Francesco di Orte. Direi splendida, unica, unica, è veramente un qualcosa di è stata studiata anche da un storico dell'arte inglese 10-15 anni addietro, che ha trovato delle particolarità per quanto riguarda le due scene in basso. Sono quattro scene, no? Delle due in basso, una, l'ultima, non è stata, cioè è stata attribuita dagli storici nel passato a varie ipotesi, ma nessuna convincente. Invece l'ipotesi che ha avanzato questo inglese, e io ho cercato poi le prove storiche a questa ipotesi, è quella di un messaggio che i francescani dell'epoca hanno voluto far passare con la tavola, dipingendo la tavola, pubblicando la tavola, se così si può dire, perché è stata creata intorno al 1255 circa. Un ritratto verosimile, no? Viene definito un ritratto verosimile, sì, di San Francesco. Sì, non era morto da tantissimi anni San Francesco, e comunque, insomma, sì, il volto particolarmente emaciato lascia pensare che in qualche maniera ci fosse ancora il ricordo dei suoi passaggi a Orte, più di uno. Comunque, a prescindere da questo, invece il messaggio è quello che ha voluto dare l'ordine francescano e anche la chiesa dell'epoca, perché a Orte, oltre ai frati francescani, c'era un vescovo francescano e la corte papale era Viterbo. E il generale dell'ordine era Bonaventura da Bagnoregio, quindi il cerchio è abbastanza stretto. Il messaggio che è stato fatto passare, secondo me, con quella tavola,
è che l'ordine francescano, che ecco, va detto, era stato incaricato per buona parte dell'Italia centrale dell'Inquisizione, l'ordine francescano si preoccupava di far rientrare nella chiesa, nelle comunità, nell'ortodossia, ma anche nelle comunità i catari, che erano quelli che venivano combattuti appunto con l'Inquisizione. Non la condanna, ma il riaccoglimento. Quando invece, voglio dire, ovviamente prevedeva anche le condanne all'Inquisizione. Ecco, quindi c'è questo messaggio. È molto interessante nella tavola di San Francesco. Questo fatto. Ecco, che soprattutto ci induce a leggere, no, con una certa, soprattutto con una padronanza storica, ecco, come Abbondio Zuppante ci ha dimostrato, questi quadri, queste opere che sono così importanti. Direi, ce lo puoi confermare, che recentemente, ormai è qualche anno, che la tavola è stata restaurata ed è tornata, sì, ritornata un po' allo splendore. Sì. Delle origini. È stata restaurata 6 o 7 anni fa perché è andata alla mostra a Firenze sull'arte di Francesco. La mostra quindi è qualcosa all'Accademia, la Galleria dell'Accademia. È qualcosa che anche ci deve inorgoglire e soprattutto, ecco, lo diciamo sempre, ci auguriamo che sia anche oggetto di studio e di approfondimento da parte dei giovani, dei ragazzi, certo, che certo. Hanno frequentato, che frequentano anche da giovani ciceroni, lo ricordiamo, Abbondio è stato uno dei primi, insieme, lo ricordiamo anche al professor Delfo Gioacchini, che ha avvicinato i giovani come ciceroni, ecco, come illustratori del patrimonio, diciamo, culturale della nostra città. Ecco, con l'occasione posso anche annunciare che, cioè, questo per noi è un vanto, ma è anche una perdita momentanea del museo, che partirà a giorni di nuovo la tavola per una mostra dei Francescani di Roma. Bello. Fino a febbraio, e a febbraio andrà invece alla Galleria Nazionale dell'Umbria a Perugia. Bene. Per altri 3 mesi. Quindi c'è una richiesta importante di questa opera. Ecco, proseguendo brevissimamente sugli argomenti, molto interessanti, e questo fa parte perché è storia di Orte Medievale ed Ultra, cioè è anche altro. E soprattutto, ecco, quello che ci ha un po' incuriosito, è Orte Città d'Arte e Orte Roma dal Tevere alla Strada Ferrata. Ecco, questa sembra una storia abbastanza più recente. Beh, nel caso di quei due articoli, come anche di quello specifico sul nuovo inedito sulla cattedrale di Orte, la storia non è possibile. Se vuoi parlare di quell'argomento, parti dal Medioevo, ma poi devi andare avanti per forza. Sì, quindi nel caso, per esempio, ecco, di Orte Città d'Arte, ho spiegato la mia teoria per cui Orte ha già una ricchezza non indifferente, forse maggiore di altri centri analoghi. Di lì, insomma, poi, ecco, ho dovuto fare esempi di quello che c'è nel museo e nei vari palazzi di Orte, che va oltre il Medioevo, ovviamente. Sicuramente. Stessa cosa succede per la chiesa, la cattedrale. Io ho fatto una proiezione su come doveva essere prima che la demolissero per fare la nuova. Però poi, per capirlo, devi esaminare tanti documenti del 600, di quando hanno fatto dei lavori, e anche del 700, quando hanno poi fatto la nuova, perché da lì poi riesce a capire una cosina di più sulla vecchia. Quindi un taglio alla storia, questo mi ha costretto a scrivere Et Ultra al titolo, perché non si ferma. Così anche, come dicevamo, la storia della navigazione del Tevere tra Orte e Roma. Anche lì non puoi fermarti al Medioevo, perché la cosa è andata avanti fino a che non ha cominciato la ferrovia, quindi c'è anche un accenno ai primi movimenti della ferrovia tra Orte e Roma. Sicuramente, ecco, questo è importante soprattutto perché, ecco, ci ricollega, vedete come c'è questo sviluppo, più lontano del tempo, ma anche ci avvicina a quello che è poi il ruolo attuale, insomma, della città, che è quello proprio di un centro ferroviario e viario, quindi intermodale importante. Ecco, e se posso adesso come ultima domanda, gli studi futuri, se Abbondio Zuppante si sta occupando di qualcosa in particolare o sta praticando l'ozium, come si dice, l'ozium letterario?
No, 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 ormai l'Ozium Non esiste. È bandito, perché le idee sarebbero tante, perché le forze del tempo non permettono. Ma sto lavorando un pochino sulla riedizione di una mostra, riedizione del catalogo di una mostra di ceramiche medievali e rinascimentali che facevamo tanti anni fa. E vorremmo ripubblicarlo in maniera più adeguata, perché nel frattempo, e parliamo dell'85, nel frattempo non c'è stato nessuno studio sulle ceramiche di quest'area. Quindi, siccome c'è possibilità di pubblicare foto a colori che abbiamo già da tempo, quindi ecco, forse una delle prime cose sarà quella. Poi ci sono in corso studi sulle confraternite della diocesi intera di Orte, quindi Orte, Vasanello, Soriano, eccetera, eccetera. E che altro? Diciamo che abbastanza. Bene, sì. Bene, ecco, noi ricordiamo che chi volesse, chi non, ancora non avesse avuto la possibilità, presso le librerie diciamo della città è possibile, sì, reperire il testo? Presso l'Ottava Medievale. Soprattutto presso l'Ottava, la biblioteca, insomma, che ha poi in Abbondio Zuppante un importante direttore. Bene, e quindi noi ci salutiamo. E un'altra cosa che volevo dire, soprattutto interessanti le conferenze di Palazzo Roberteschi, quindi anche questo è un qualcosa, un ciclo di conferenze che cura sempre il dottor Zuppante, e che merita, insomma, di essere citato proprio per la divulgazione che viene fatta. Certo. Quindi probabilmente nei prossimi mesi ci saranno anche altri incontri. Sì, ripartiranno a novembre, in corso del mese di novembre. Benissimo, noi con questo ringraziamo i telespettatori, grazie, e a risentirci, arrivederci la settimana prossima. Grazie poi ad Abbondio. Grazie a voi.